Bene, cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 25 gennaio 2018. Questa è la terza edizione di oggi, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Treno deragliato a Pioltello, Ida, Giuseppina e Pierangelo, e le tre vittime erano tutte sul terzo vagone. Mamma, aiuto, il treno sta deragliando. Sono le ultime parole di Giuseppina Pirri, 39 anni, una delle tre persone che hanno perso la vita nel convoglio. Poi c'era Pierangela Tadini, che aveva 51 anni, e Ida Maddalena Milanesi, 61. Trattativa ai PM, dicono nel 94, Cosa Nostra appoggiò Forza Italia. Tra la mafia dell'Utri e Berlusconi, il rapporto paritario. All'aula bunker del carcere Lucciardone di Palermo, la pubblica accusa è arrivata al punto clou della requisitoria del processo sul patto segreto tra pezzi delle istituzioni e boss mafiosi. La fine dell'escalation di errore che ha sconvolto l'Italia tra il 1992 e il 1993, e quindi la nascita della Seconda Repubblica. Appunto nel 1993 l'ex senatore è reso disponibile a veicolare il messaggio intimidatorio dei mafiosi, cioè fermare le bombe in cambio di norme per l'attenuazione del regime carcerario. Ciò è avvenuto quando si è insediato il primo governo di centrodestra. Lega Nord, è fondato il ricorso contro la vittoria di Salvini alle primarie. Lunedì Bossi potrebbe tornare segretario. Se la denuncia di un militante verrà accolta, saranno automaticamente annullate le elezioni interne dello scorso maggio. E l'effetto? Tornerà in carica il Senatur, che oggi è presidente federale e garante del Carroccio. Ostia, 32 gli arresti nella famiglia Spada, associazione mafiosa tra le accuse. È la prima volta. Roberto e Carmine, capi del clan. Le ordinanze di misura cautelare sono state eseguite questa mattina nel corso dell'operazione Eclissi. Tra i destinatari c'è anche Robertino, il pugile responsabile dell'aggressione al giornalista Rai Daniele Piervincenzi, e suo fratello Carmine, detto Romoletto. I due sono ritenuti mandanti dell'omicidio di Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, uccisi nel novembre del 2011 a Ostia, evento che segna la loro inesorabile ascesa al potere. Giulio Regeni, 2 anni dopo l'Italia in piazza, la realpolitik delle istituzioni ha infiammato la coscienza civile. Il 25 gennaio 2016 il ricercatore di Fiumicello veniva rapito al Cairo, per poi essere torturato e trovato cadavere il 3 febbraio. In 24 mesi, mentre le istituzioni normalizzavano i rapporti con il regime di Al-Sisi, opera culminata con la decisione del 14 agosto del 2017 di rimandare l'ambasciatore in Egitto, le iniziative dal basso si sono moltiplicate. Oggi cortei in 100 città. Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, dice: è fondamentale non consegnare Giulio alla memoria, rinunciando a chiedere la verità. E questo è vero, cari amici, è proprio vero. Bene, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguro un buon proseguimento con la programmazione.